Non è facile spiegare la Shoah ai bambini, Susanna Ravè lo sa bene, psicoterapeuta infantile sopravvissuta all'Olocausto, da anni impegnata a trasmettere la memoria alle giovani generazioni nelle scuole. Susanna ha pensato di raccogliere la sua testimonianza in questo libro per bambini, La storia della nonna bambina. Un libro pieno di colori, con disegni vivaci, dal tratto infantile, intervallati dal testo che racconta le vicissitudini di una bambina di 4 anni che con la sua famiglia è stata costretta a lasciare il suo paese, la Polonia, per essere internata nei campi di concentramento nazisti. Un racconto forte ma edulcorato, adatto ad un pubblico di piccolissimi. Insieme a Roberta Arias, giornalista della Nuova Provincia, Susanna sta portando la sua storia nelle scuole di Torino, a Cisterna, Priocca, San Damiano, Settime, Vezza e Piobesi. Quando i suoi impegni la costringono a raggiungere la sua patria, Israele, è Roberta Arias a raccogliere il testimone della memoria. Lei, figlia di Sergio Arias, torinese ebreo, che a soli 13 anni ha vissuto sulla sua pelle la Shoah. Così Roberta è intervenuta nei nostri studi di Asti, racconta come è stato per lei vivere di riflesso, attraverso suo padre, le leggi razziali e l'Olocausto. Sì, a differenza di Susanna che ha potuto elaborare, che ha voluto elaborare, è stata anche psicoterapeuta proprio nella gestione dei traumi, mio padre non ha elaborato, come dire, ha tenuto un po' tutto per sé, quindi mi ha trasmesso dei silenzi, mi ha trasmesso una profonda tolleranza, molta libertà religiosa anche perché era laico, ma io di riflesso ho vissuto in casa la Shoah, ho vissuto quello che può essere un dolore represso ed è il motivo per cui adesso ho l'onere e l'onore di portare avanti questo testimone che Susanna mi dà. La storia della nonna bambina è edito da Gilgamesh Edizioni, conta 23 pagine, un libro nato 10 anni fa in onore del nipote di Susanna, il piccolo Adam, che ora ha 14 anni. Un testo pubblicato prima in lingua ebraica e poi tradotto anche in italiano, ora a disposizione per tutti i piccoli studenti.